I medici fanno i medici, a prescindere dall'ideologia politica, dal credo religioso, dal censo sociale, noi guardiamo la persona, tutto il resto non ci interessa. Nella nostra rubrica speciale del Medico Risponde parleremo di quello che è il percorso dell'odontoiatria per arrivare a quella che è l'estetica del sorriso. Lo facciamo con la dottoressa Evelina Grò, libero professionista della città di Siracusa, per quanto riguarda l'odontoiatria. Dottoressa, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Andiamo subito a scoprire quali sono gli approcci multidisciplinari per raggiungere appunto un'ottima estetica del sorriso. Oggi sempre più persone vengono dal dentista cercando, andando alla ricerca sempre di quella che è l'estetica del sorriso. Questo chiaramente è un approccio multidisciplinare che lo si può raggiungere attraverso appunto le nostre diverse discipline. Stiamo parlando per esempio dell'ortodonzia, stiamo parlando della protesi, del bonding, di vari argomenti che io vorrei trattare anche nelle prossime puntate. Proprio quest'oggi vorrei appunto soffermarmi su quello che è appunto il raggiungimento dell'estetica del sorriso attraverso l'ortodonzia. Quali sono le strade per raggiungerla? Le strade per raggiungere l'ortodonzia sono diverse. Oggi sappiamo che insomma da diversi anni, sono più decenni che andiamo avanti con l'ortodonzia. Si è affrontato originariamente l'ortodonzia soltanto con i cosiddetti bracket metallici, quindi quegli spiacevoli apparecchi tutti in metallo che appunto ricordiamo degli anni 60 dei bambini. Oggi si è arrivati ad altri, diciamo, traguardi, altre frontiere, per esempio gli apparecchi estetici, per esempio addirittura gli apparecchi invisibili. L'apparecchio oggi rispetto a qualche anno fa è rimasto uno strumento esclusivamente per i ragazzi oppure ne fanno uso anche gli adulti? No, oggi non esiste più un'età per poter, diciamo, cosiddetta nella quale non si può più mettere l'apparecchio, anche perché ecco, questo può servire non soltanto all'allineamento delle arcate, quindi diciamo, a quello che può essere soltanto, diciamo, un ritorno alla funzionalità, ma può essere affrontato questo anche per poter, diciamo, raggiungere altri tipi di terapie. Per esempio, in questo caso andiamo a vedere che il soggetto presentava un grande spazio fra gli incisivi centrali superiori, il cosiddetto diastema. E in questo caso si poteva, per esempio, effettuare l'applicazione di una protesi. E non si è fatto così perché praticamente con l'applicazione di un apparecchio estetico, anche se si trattava di un paziente che appunto aveva una determinata età, si è raggiunti lo stesso la chiusura del diastema, quindi non andando ad alterare quella che era la struttura e l'anatomia del dente. Diamo la linea all'esterno per ascoltare quali sono le domande che il pubblico rivolge alla nostra dottoressa in studio. Grazie per la linea, siamo nella nostra postazione esterna in compagnia di uno spettatore che vuole porre una domanda alla dentista. Io mi chiedo quale sia l'età giusta per iniziare una terapia ortodontica. Era, ecco, il quesito che mi ponevo per capire, anche perché sono tanti i percorsi che si hanno nell'ambito di presso degli studi, ecco, di dentisti, capire, ecco, quale possa essere l'età giusta. Grazie. L'età giusta per iniziare un trattamento ortodontico è sicuramente, diciamo, l'ideale è quella della dentizione mista, cioè significa praticamente quando il bambino nell'età compresa fra i 9 e gli 11 anni va ad avere praticamente l'eruzione, quindi la perdita dei denti caduchi e poi la normale eruzione per la dentizione permanente. Questo è il momento ideale sicuramente perché si possono iniziare ad applicare appunto le cosiddette stelline, i bracket estetici, e quindi si può iniziare a lavorare sulle malocclusioni classiche.
Chiaramente però a questo si può aggiungere non soltanto la terapia ortodontica, ma si può aggiungere anche una terapia di tipo ortopedica. È opportuno anche iniziare questo tipo di terapia che praticamente serve a correggere quelle che sono le disarmonie non soltanto di tipo dentario ma anche facciali. Dottoressa Gro, quali sono i casi particolarmente più critici? Per esempio esiste il caso del morso incrociato che andiamo a vedere su questo bambino. Si tratta di un bambino praticamente che è ancora in dentizione mista. Il morso incrociato significa che i denti dell'arcata superiore normalmente devono sovrastare i denti dell'arcata inferiore. In questo caso invece si ha proprio una inversione di quella che è l'occlusione. Chiaramente questa è una cosa molto invalidante che può essere corretta appunto andando ad intervenire in un'età ancora in cui si possono effettuare sia la terapia ortodontica che la terapia ortopedica. Ridiamo nuovamente la linea all'esterno per un nuovo interrogativo da porre alla nostra dottoressa in studio. Grazie Stefania per la linea. Siamo nella postazione esterna in compagnia di un spettatore che vuole porre una domanda alla dottoressa. Prego. Chi soffre di gengivite può portare apparecchio? Come? Rieccoci nuovamente in studio, ringraziamo la nostra Erika per i collegamenti esterni e giriamo subito la domanda alla nostra dottoressa. Quindi chi soffre di gengivite, dottoressa, può portare tranquillamente un apparecchio? I soggetti che soffrono di gengiviti e quindi diciamo di parodontopatie, soprattutto nell'età adulta, possono avvalersi di quella che è la terapia ortodontica per risolvere i loro problemi. Vediamo questo caso di questa signora, la quale praticamente aveva dei denti che erano migrati e quindi aveva perso abbastanza diciamo gengiva e attacco osseo su questi denti. Con il semplice uso di un apparecchio, quindi con l'applicazione di un apparecchio di tipo estetico, lei ha raggiunto quindi il sorriso, quindi l'estetica del sorriso, ma soprattutto è stata determinata una forma di intrusione su questi denti che altresì sarebbero caduti, un'intrusione nell'osso, quindi riacquistando quasi tutto il suo tessuto dentoparodontale. I tempi sono cambiati, anche le tecniche, si parla oggi appunto di apparecchi invisibili. Ascoltiamo adesso di che cosa si tratta. Stavamo appunto dicendo che esistono diversi quindi sistemi, approcci per poter affrontare l'ortodonzia. Uno, il più recente, quindi il più innovativo, è quello dell'apparecchio invisibile. Si tratta di mascherine le quali praticamente contengono un messaggio ortodontico. Queste mascherine devono essere praticamente gestite dal paziente, il quale portandole per molte ore al giorno riescono ad allineare, quindi nei casi in cui non ci sono diciamo delle gravi disarmonie, riescono ad allineare quindi la linea del sorriso e quindi a determinare praticamente una soluzione nelle malocclusioni di grado lieve. Dottoressa, per fare spazio all'allineamento dei denti, si rende a volte necessario anche l'estrazione di uno o più denti? Sì, a volte si rende necessaria, chiaramente questo deve essere fatto una buona diagnosi da un dentista, da uno specialista ortodontista, il quale a volte può decidere di effettuare l'estrazione di uno o più denti nei casi di grave affollamento dentario e dove diciamo altresì non si riuscirebbe a determinare lo spazio necessario per poter allineare i denti. A volte può essere anche effettuata si tratta di strategie ortodontiche, per esempio il caso di un paziente che presentava un gravissimo affollamento nell'arcata inferiore, soprattutto diciamo nella parte inferiore degli incisivi centrali, dove si è deciso di sacrificare uno di questi quattro denti, determinando quindi poi alla fine diciamo un allineamento in questa zona di tre incisivi. È una strategia perché siccome si tratta di denti che hanno tutti e quattro la stessa forma, alla fine diciamo non si vede quindi quella che è la differenza fra l'arcata superiore dove sono presenti quattro incisivi e l'arcata inferiore dove ne sono presenti soltanto tre. E per il Medico Risponde speciale sorriso per oggi è tutto. Ringraziamo la nostra dottoressa odontoiatra Evelina Gro, ci rivediamo nelle prossime puntate.